Era una limpida domenica di febbraio, pulita dalla bora, quando Marco Cavallo tentò di uscire dal laboratorio. Era troppo grande, appesantito dal carico di bisogni e desideri che aveva nella pancia. Le porte erano strette. Provò la porta del giardino, poi la veranda, pensando di saltare la ringhiera. Cercò di piegarsi, di mettersi di taglio, si abbassò, pancia a terra, si ferì. Niente, restava chiuso dentro. Tutti erano lì a guardarlo. Era quello il suo momento. Cominciò a correre nervoso per il lungo corridoio del vecchio reparto P, trasformato in laboratorio, avanti e indietro, proprio come avevano fatto per anni i malati che lo avevano abitato. Giuliano tentò di calmarlo, dicendo che bisognava aspettare, che forse non era quello il momento, che bisognava avere pazienza ancora. I malati cominciarono a pensare di avere solo sognato. Secoli di grigio tornarono nelle teste. Urla, urla, suoni assordanti, le orecchie, qualcuno piangeva. Marco Cavallo, fremendo, testa bassa, cominciò una corsa furibonda, come impazzito, verso la porta principale e senza più esitazione, ormai a gran carriera, aggredì quel pezzo di azzurro e di verde oltre la porta. Saltarono i vetri e gli infissi, caddero calcinacci e mattoni. Marco Cavallo arrestò la sua corsa nel prato, tra gli alberi, ferito e ansimante, confuso all'azzurro del cielo. Gli applausi, gli evviva, i pianti, la gioia guarirono in un baleno le sue ferite. Il muro, il primo muro, era saltato. Marco Cavallo è tutto quello che ti può passare per la testa. È un pensiero, è un modo di lottare, è un amico che ti dà la pacca sulla spalla per farti andare avanti, è uno che prende le botte al posto tuo, è uno che ti sta vicino quando hai bisogno di qualcosa, è un simbolo, è tutto, insomma, è tutto, puoi fare, cioè ti dà il coraggio, ti dà la forza, ha lottato tanto, ha fatto tanto. Sì, questo cavallo non è soltanto simbolo di, penso, di tutto quello che sono state le politiche che in questi anni hanno garantito diritti, hanno chiuso le istituzioni totali, hanno tirato fuori migliaia di vite che erano state abbandonate, isolate nei manicomi senza ragione, riportate in mezzo alla gente nelle relazioni. Ma è un po' il simbolo anche di un'idea di welfare che non deve essere smantellato, mentre invece sono almeno 20 anni che i servizi, le risorse, le persone, i presidi vengono messi sotto attacchi da logiche incomprensibili, anche in nome di una sicurezza che poi in realtà non si costruisce così, perché chi propone un'idea di sicurezza costruita sulla repressione, costruita sulle forze di polizia, costruita sulla reclusione delle forme di differenza, in realtà produce insicurezza per tutti, perché o le persone sono visibili, stanno dentro, i primi della fila fanno posto agli ultimi, o difficilmente c'è benessere per tutti. Questo è il messaggio di Marco Cavallo, è un messaggio che sta portando avanti da anni. Simbolicamente Marco Cavallo è stato il primo a rompere un muro di un manicomio, ci auguriamo che rompa il muro di politiche incomprensibili, cattive e violente verso chi è debole. Ma bisogna sempre ritornare, anche su tante conquiste che sembrano consolidate. Invece bisogna sempre lottare, questo è un tema a me molto caro come cittadino, come ex magistrato e oggi come sindaco, quello della vicinanza a chi soffre, soprattutto chi soffre dentro. Quella è stata una battaglia storica che ha visto tra l'altro Napoli protagonista, su questo stiamo ritornando, è un percorso importante che stiamo avviando anche di vicinanza alla salute mentale, abbiamo fatto degli incontri in questi giorni, stiamo portando avanti con gli uffici, con le politiche sociali, qualcosa di significativo ed importante, perché la depressione che è stata prodotta in questi anni in questa città ha aumentato anche l'insofferenza e il disagio. Io invece credo che una città che include, una città anche più gioiosa, una città anche più viva e una città più solidale, significa ricordare ancora meglio Basaglia, Cavallo e tutti gli altri. Quindi oggi è un momento simbolico, ma non è solo simbolico, è un momento concreto del rinnovato impegno di chi crede in queste battaglie e che le vuole portare avanti con gesti concreti.